Anticipazione una vita. Trama puntate dal 24 al 28 dicembre 2018. Un gravissimo incidente e uno scandalo. Lunedì 24 dicembre 2018. Celia cade nel tranello di Ursula, desiderosa di avviare una spietata vendetta contro tutti coloro che l'hanno derisa durante la festività di Los Paulinos. La signora Alvarez Hermoso si addormenta durante l'intervista con il giornalista. Al suo risveglio non ricorda alcunché di quello che le è successo. Carmen, soddisfatta, svela alla disenta che tutto è andato secondo i loro piani. Dopo aver bevuto una tazza di tè fumante, la signora è sprofondata nel sonno. Nel frattempo, dopo una discussione in pubblico con Ramon, Antonito si serve dell'appoggio di Victor per raggirare il padre. Il fidanzato di Maria Luisa però lo ammonisce severamente, affermando che è giunta per lui l'ora di crescere. Adela intanto confessa a Simone la verità. Dice di soffrire di un disturbo della personalità che la porta di continuo a confondere le sue vicende personali con quelle degli altri. Rosina scopre che Arturo sta per partire per la Turchia e non esita a parlarne di nascosto con Susanna. Entrambe decidono di non informare il Gaillard e di mantenere il silenzio in merito alla spinosa faccenda riguardante la scomparsa di Elvira. Ursula e Castora studiano il modo migliore per procurare dolore in Blanca. La ragazza intanto viene interrogata da Diego, che cerca di indagare sul suo oscuro passato. Martedì 25 dicembre 2018, puntata serale su Rete 4. Blanca non risponde alle domande di Diego e lo caccia via a malo modo. Poi, quando resta da sola, ripensa alle terribili torture che l'infermiera Castora le ha inflitto in manicomio e va incontro ad una crisi di nervi. Lolita, amareggiata, si accorge che Galvez non è un luminare della medicina. Antonito, pertanto, l'ha ingannata. Ciò significa che potrebbe davvero morire entro i 30 anni. La domestica inviperita dà del truffatore al suo fidanzato e dopo un acceso battibecco decide di interrompere la frequentazione. Rosina ha paura che in casa sua si siano diffusi i pidocchi e prova a mettere in atto delle soluzioni estreme. Dopo aver raccontato la verità sul suo stato mentale a Simone, Adela decide di ritornare in convento. Blanca raggiunge Haim al suo capezzale e gli chiede umilmente perdono per non essere nelle condizioni di poter denunciare la famigerata Castora. Celia apprende sconcertata di aver posato nuda per il giornalista presentatosi in casa sua. Cosa ne penserà Felipe quando rientrerà a Calle Acacias? Arturo è pronto a lasciare il quartiere per un po' e racconta a Ramon e Liberto che farà un viaggio d'affari in Argentina. Rosina e Susanna sanno che non è così. Diego e Blanca vivono un momento di grande vicinanza emotiva. L'arrivo di Samuel spezza improvvisamente la magia creatasi tra loro. Celia non riesce a spiegarsi come il giornalista l'abbia potuta fotografare nuda e non riesce ad uscire fuori di casa per la vergogna. In città intanto si grida allo scandalo. Ursula si prende terribilmente gioco di lei, mentre Carmen si sente in colpa. Celia inoltre teme la possibile reazione furiosa di suo marito.
i domestici sono pronti a realizzare una festa a sorpresa per il compleanno di Fabiana. La donna intanto crede che tutti i suoi amici si siano dimenticati di lei. Trini ridà a Rosina la preziosa collana che le è stata ingiustamente sottratta da Antonito. Adela è pronta a partire per il convento insieme a Suor Genoveva. Simone la raggiunge e le chiede di gettarsi tutto alle spalle e di diventare sua moglie. Giovedì 27 dicembre 2018. Diego non si fida di Blanca ed è convinto che lei e la madre siano complici di un gioco molto pericoloso, volto a spodestare gli Aldai. La crudele borghese intanto fa una grande rivelazione alla figlia. Le dice di avere una sorella gemella di nome Olga. Adela, incredula, accetta di sposare Simone. Alla deliziosa, gli amici e le amiche di Fabiana organizzano una festa in suo onore. La domestica felice inizia ad intonare una canzone bellissima che attira la curiosità dell'italiano Marcello, il quale resta abbagliato dalla sua bellezza. Ramon non ha altra scelta se non quella di saldare i debiti del figlio Antonito. Gli ricorda però che dovrà pagare un pegno. Felipe sta per ritornare in quartiere e Celia è molto felice, anche se teme la sua negativa reazione una volta che anche lui verrà a conoscenza dello scandalo che la riguarda. Verso sera la donna riceve una notizia sconcertante. L'avvocato è rimasto gravemente ferito a seguito di uno spaventoso incidente in carrozza. Arturo parte per la Turchia e dimentica di nascondere il cilindro fonografico con la registrazione di Elvira. Blanca vuole che Ursula licenzi al più presto Castora. Rosina racconta a Liberto che il colonnello Valverde non è partito per l'Argentina, bensì per la Turchia. L'uomo riporta la sua scoperta a Victor. Maria Luisa origlia attentamente la loro conversazione. Diego ha un'accesa discussione con Blanca. Per lui è complice di Ursula. La ragazza perde la pazienza. Nella discussione si intromette anche Samuel. Servante, date le doti canore di Fabiana, le suggerisce di cantare nel corso di alcune feste a tema flamenco, che l'uomo è pronto a organizzare in soffitta. Venerdì 28 dicembre 2018. Ursula continua a esercitare la sua indiscussa egemonia in quartiere. Convoca le sue vicine e spiega loro di voler organizzare una festa per appoggiare Celia dopo il fattaccio legato all'intervista in cui è apparsa contro la sua volontà nuda su un giornale di grande rilevanza. Antonito e Lolita ritornano insieme per lo scontento di Maria Luisa, che assiste a un loro bacio rimanendo particolarmente turbata. La ragazza non riesce a immaginare suo fratello formare una famiglia insieme ad un'umile domestica. Per lei questo significa infangare il buon nome dei Palacios. Ursula si ribella alle imposizioni di sua figlia e sceglie di non licenziare Castora. Si rende invincibile. Blanca va su tutte le furie e mette in atto una strategia per liberarsi per sempre della spietata infermiera. Maria Luisa non approva la scelta di Antonito di frequentare la povera inserviente. Il ragazzo dice che non si lascerà comandare né da lei né da nessun altro e esige rispetto. Pertanto chiede alla sorella di rispettare Lolita in quanto diventerà sua cognata.
Intanto Simone sta per scoprire che il colonnello Valverde, lungi dall'essere partito per l'Argentina, ha programmato già da tempo un viaggio in Turchia, patria del promesso sposo di Elvira, Burak Demir. Blanca minaccia Castora, terrorizzandola. La crudele signora poi fa perdere le tracce di sé. Ursula intanto non vuole rivelare alla figlia le informazioni che cerca sulla sorella Olga. Durante una festicciola presso casa Aldai, Ursula distribuisce il periodico dove Celia appare completamente nuda. La signora però non si lascia intimorire da lei e rivela a tutti che lei e Felipe sono ritornati nuovamente insieme. La disenta poi osserva da lontano sua figlia in compagnia di Diego e si rende conto che la ragazza non è innamorata di Samuel, bensì del primogenito di Haim. Anticipazioni una vita, puntate di febbraio 2019. Elvira si vendicherà di Susanna? Rivelazioni in arrivo negli appuntamenti che Mediaset trasmetterà nei freddi mesi invernali del 2019. Come vedremo a febbraio, Elvira ritornerà in quartiere e scombussolerà non solo la tranquilla vita matrimoniale di Simone e di Adela, ma anche quella dell'ex suocera Susanna. Partiamo col dirvi che la figlia del colonnello, dopo aver raccontato le vicissitudini del suo ritorno a Cayo Acacias, dimostrerà di non aver affatto perso il suo temperamento ribelle e capriccioso e farà di tutto per spingere il maggiordomo a lasciare l'ex suora. I due condivideranno una serie di baci appassionati e una notte d'amore, segno inequivocabile che l'attrazione non si è mai veramente esaurita. Tuttavia il Gaiar, pur tradendo la sua sposa, non se la sentirà di lasciarla. La figlia del colonnello però non si darà per vinta e farà di tutto per non perdere, per la seconda volta, il grande amore della sua vita. Le anteprime a riguardo annunciano che la giovane riuscirà a ritornare in Italia dopo aver contratto matrimonio in Turchia con il ricchissimo Burak Demir, nel momento in cui quest'ultimo la ripudierà per i suoi innumerevoli atti di ribellione. Rincasata la ragazza dovrà per forza sistemarsi presso la casa paterna. Nonostante i serrati controlli di Arturo, Elvira riuscirà a intrecciare con il suo amato una relazione extraconiugale, che però subirà un improvviso scossone quando giungerà alle orecchie di Susanna. Temendo uno scandalo, la sarta consiglierà al figlio di provare a dare una chance al suo matrimonio con l'ex suora. Simone dunque si imporrà di gettare nel dimenticatoio la Valverde e per diverse volte non si presenterà ai vari appuntamenti programmati per trascorrere segretamente il tempo libero insieme. Il Gaiar, per meglio legarsi ad Adela, sceglierà di consumare il matrimonio con lei, arrivando a trascorrere una notte d'amore con la sua sposina. Elvira dunque inizierà ad avvertire puzza di bruciato e mal sopporterà di essere stata lasciata dal suo amante da un momento all'altro. E quando prenderà consapevolezza della colpevolezza di Susanna e dei suoi sforzi per portare sulla retta via il figlio, deciderà di ricorrere ai ripari. In occasione di un'importante processione in onore della Vergine dei Miracoli, la Valverde scoprirà che Susanna e Adela devono cucire delle stoffe per la sede papale. Elvira pertanto scriverà una falsa missiva per le due signore, alle quali chiederà loro di presentarsi al più presto dal vescovo di Valencia,
per stringere un nuovo accordo commerciale, più conveniente e duraturo nel tempo. Lo scopo della ragazza sarà quello di restare da sola in quartiere con Simone. Il ragazzo, dato che sua madre e la sua consorte non vorranno viaggiare da sole, si sentirà in dovere di accompagnarle e questa sua decisione manderà in frantumi il piano di Elvira. Successivamente il maggiordomo scoprirà con grande rammarico che il vescovo non ha mai inoltrato la lettera alla sartoria di sua madre e che l'appuntamento per parlare di un possibile accordo commerciale è falso. Il ragazzo, dopo aver confidato il tutto a Celia, non farà fatica a comprendere tutta la verità. E quando la sera prevista per la partenza, la figlia del colonnello si presenterà a casa Alvarez Hermoso per avere la possibilità di incontrarlo e ricevere le dovute spiegazioni in merito alla fine della loro love story clandestina, otterrà tutte le risposte alle sue domande. Il fratellastro di Leandro, a questo punto, non vedrà altra scelta che recarsi da Elvira per affrontare l'argomento. L'impavida fanciulla, però, desiderosa di riprendersi il suo amato, si presenterà in sartoria senza avvertire preventivamente né Simone né Susanna e farà capire alla suora di non essere la donna giusta per Simone. Le farà notare di non conoscere tutti i segreti del ragazzo, in primis quello relativo alle sue origini. E nervosamente le rivelerà che Susanna altri non è che la madre dell'uomo che ha sposato. Adela, però, diversamente da quanto supposto dalla sua antagonista, affermerà di esserne già a conoscenza. A questo punto Elvira preferirà andarsene senza chiarire. Rincasata Arturo, nel vederla scossa e nervosa, proverà a indagare sui motivi del suo malessere interiore, senza trovare però una risposta. Il colonnello non sospetterà minimamente delle magagne della figlia, in quanto basandosi su una sua precedente dichiarazione, crederà che quest'ultima abbia davvero chiuso per sempre il capitolo Simone. Quest'ultimo intanto, venuto a conoscenza dell'accaduto, quando si imbatterà in lei, non esiterà a rimproverarla, invitandola a tacere riguardo al legame che lo unisce a Susanna. Adela e il consorte nel frattempo cominceranno seriamente a temere una possibile vendetta di Elvira e si sentiranno in dovere di avvertire degli sviluppi la vedova Seller. Susanna, terrorizzata al sol pensiero di un possibile scandalo, vivrà momenti di ansia e paura, soprattutto per la sua attività commerciale, che ne potrebbe risentire amaramente. Spoiler però lasciano intendere che non sarà Elvira a diffondere la cocente rivelazione, bensì, molto probabilmente, un altro personaggio. La psicopatica